Prendete i pastelli che andiamo a disegnare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova lezione del corso di disegno. Oggi si torna ai pastelli usando una tecnica mista, pastello e acrilico. Continuo il mio progetto di creare la mia parete di farfalle, quindi faremo anche oggi una farfalla però a pastelli, un po' come quella che ho fatto a Francoforte e che vi ho fatto vedere tra le opere che ho sviluppato là, però ho cambiato i colori perché fare sempre la stessa cosa mi annoia, quindi spostiamoci di là e andiamo a creare la nostra farfalla a pastello. Ed ecco l'occorrente per disegnare a pastello la nostra farfalla. Allora, innanzitutto i pastelli. Io userò i miei pastelli, i pastelli della Ferrario, eccoli qua. Questi non mi sono stati inviati dall'azienda, questi sono i miei. Quindi ci tengo a precisarlo perché avendo collaborato con la Ferrario so magari che qualcuno potrebbe pensarlo, ma non è come pensate. Poi i Polycolor My Mary, l'acrilico nero o un qualunque acrilico, come così anche un qualunque pastello vi piaccia ovviamente, una gomma pane, una matita 2B, io ce l'ho sia in grafite totale della Dervent che questa della Staedtler che è un portamine con una mina 2B, poi uno sfumino ed un pennellino sottile per le rifiniture in acrilico. Oggi faremo un disegno a pastello con tecnica mista con acrilico. E poi vi servirà un fissativo per gessetti, io non avendolo uso una lacca, una qualsiasi, più scarsa è meglio è. Come blocco sto provando per voi per la prima volta un blocco da disegno comprato da Tiger a 3 euro, 4 euro, non ricordo, sono 50 fogli da 100 grammi. Vediamo come va e se resiste soprattutto all'acrilico, perché quella è la parte che mi incuriosisce maggiormente, cioè se resiste all'umidità. Ci credo poco, però magari il mio scetticismo viene poi disatteso. Cominciamo con il dar forma ad una farfalla, quindi a fantasia cominciate a costruire appunto le ali della vostra farfalla. Io questa farfalla la farò nei toni del verde e comincerò proprio dai toni più scuri. Che andrò ad inserire direttamente con le dita. Per pulire le dita nel passaggio tra un colore e l'altro, vi suggerisco di usare delle normalissime salviettine umidificate, insomma sono pratiche, veloci, non dovete alzarvi ogni 5 minuti a lavare per lavarvi le mani, quindi utilizzate qualcosa che potete tenere con voi nella postazione da lavoro. Adesso un tono più acido sul tutto e lo aggiungo anche nella parte sommitale dell'ala. Prendo anche un pastellato e do dei colpi di luce per fare in modo che il tutto si illumini maggiormente, seguendo anche l'andamento dell'ala. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quando sbordate, anche se per adesso non è nulla fissato, ma pulite sempre i margini, perché è meglio appunto tenerli sempre molto puliti. Con un po' di rosso, che è il complementare, vado a sporcare alcuni punti della mia farfalla che voglio illuminare in maniera un po' diversa. E ora, in questo caso non c'è bisogno di pulirsi tanto il dito perché insomma il nero vince su tutto, sporco col nero. Quindi rimetto il verde, cioè sto semplicemente incupendo il colore lì dove è la parte della farfalla che deve essere più in ombra. Ora vivacizzo il tutto facendo permeare un po' di acido, quindi del verde più acido all'interno.
e ripasso anche sui rossi a mimetizzarli un po' e a farli quindi tendere maggiormente al marroncino. Continuiamo ad aggiungere colore finché non siamo soddisfatti dei primi toni. Benissimo, a questo punto, per non rischiare minimamente di perdere il lavoro fatto fino a questo momento, sfumo bene quanto ho immesso, netto i margini con la gomma pane, che per questo lavoro risulta essenziale, quindi fisso con il fissativo con la lacca. Ok, fissato il tutto, aspetto che si asciughi. Bene, arrivato a questo punto andrò ad schiarire i toni della mia farfalla con dei bianchi e dei rosa, 1 e 2, ma userò ancora un po' di verde per definire meglio gli spazi interni, quindi andrò ad arricchire di un verde meno cupo, più vivido di quello precedente. Tanto c'è il substrato che traspare, quindi detta quella che è la cromia. Voilà. Inserisco un altro po' di coloritura acida e adesso vado ad inserire i miei bianchi che comunque ancora sfumano, lascio netti. Mi servono soltanto per tirare sui toni, schiarire in pratica. Guardate il rullo con l'umidità, guardate la carta con l'umidità come si piega, non è proprio il top questa carta. Vabbè. E adesso dulcis in fondo un po' di toni del rosa. Voi a un certo punto del vostro lavoro dovete sempre fermarvi e fissare gli strati che avete immesso prima di procedere con l'immissione dei nuovi strati, perché la materia è veramente volatile, quindi anche il passaggio del dito potreste portare via quello che avevate messo con l'intenzione di farlo rimanere, e quindi ogni volta che raggiungete dei toni che vogliate siano definitivi, quindi che vi piacciono, delle particolari sfumature, vi fermate, nettate e pulite tutto il resto del disegno, perché sennò rimane fissato tutto e non lo togliete poi neanche con le bombe. Quindi ripulite tutti i margini, date un colpo di fissativo. A questo punto, una volta asciutto, con il nero, con pochissimo nero e possibilmente con lo sfumino, immettiamo gli scuri. Potete farlo anche col dito, così. Ma lo sfumino vi darà maggior controllo della situazione e anche una maggiore pressione localizzata. Ok, arrivati a questo punto, prendiamo nuovamente il verde e insinuiamolo, così sfrangiandolo, tra il bianco e anche sul nero. Quindi è un gioco di luci e spegnimento delle luci, ombre e illuminazione delle ombre, in modo che venga fuori uno scuro che non sia cupo e un chiaro che non sia troppo sgargiante. Grado di coloritura che vi piace, quindi che non sia ancora terminato del tutto, ma che comunque vi aggradi, sia come tonalità che come stesura, fermatevi un attimo, fissate il tutto dopo, sempre dopo aver eliminato
tutto quello che c'è da eliminare attorno, quindi nel mio caso tutte queste sfrangiature. Quindi fissate ulteriormente il tutto. E vedete che ogni volta dopo che avete fissato, i toni della farfalla vengono fuori sempre in modo più profondo e sempre in maniera più cangiante, no? Come tonalità. E questo ne vogliamo, appunto, come dico spesso io, che vibri la situazione. Adesso prendo il mio pennellino di ultra precisione e con un pennellino non troppo bagnato, che come vedete sto intingendo in un po' di nero poco diluito, comincio a disegnare i margini della mia farfalla. Tutti i margini, a conclusione di tutto ridiamo i toni di bianco, quelli appunto che ci servono per far uscire proprio le lumeggiature finali. E allora non vi preoccupate se sporcate dove avete messo l'acrilico, perché tanto lì potete sempre ripassare. Ripuliamo per l'ennesima volta benissimo il disegno, nuovamente fissiamo il tutto, questa volta più copiosi. Guardate come esce tutta quanta sbrilluccicosa, nel senso esce bella cangiante nei toni. Io non so se il videocamera rende, non lo so. Comunque aspettiamo che si asciuga e facciamo le ombre. Ok, asciugatosi il grosso, l'importante è che si sia asciugata la parte esterna, cominciamo a creare l'ombra al nostro lavoro. Inseriamo le ombre e manteniamoci più scuri nella parte più vicina alla farfalla e via via schiariamo verso l'esterno. Pronta per spiccare il volo nel nostro quadretto. Per firmare sempre matite meno grasse, ed eccola qua, bella incorniciata nella sua nuova casetta, e andrà insieme alle altre a far parte della mia collezione di farfalle. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. La bellezza del pastello è proprio questa coprenza, questa copertura che il colore riesce a dare al foglio. Si parte quindi da un leggero substrato di pigmentazione che sfumerete o con le dita o con lo sfumino, o meglio ancora, se avete il dito che vi suda, se avete una mano particolarmente umida, coprite sempre il dito con un tovagliolino di carta. Io lo faccio con le dita perché ho le mani molto asciutte, quindi non ho di questi problemi. Però se voi avete di questi problemi, non si sa mai, potete ovviare il problema appunto con questa modalità, tovagliolino avvolto al dito, e va benissimo lo stesso. E poi definire i margini e i contorni che risultano così magari approssimativi con un acrilico che faccia spiccare i bordi e i contorni di questa farfalla. In più le ombreggiature sono molto importanti per farle spiegare queste ali e per fare sembrare che la farfalla appoggi su un piano e abbia un suo volume. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile per vedere un modo differente da quello che vi avevo
mostrato la volta scorsa, ve lo leggo tra le schede informative, dove vi ho fatto vedere come disegnare coi pastelli quel tulipano in quello scenario un po' funesto. Era un disegno un po' più libero quello, quindi mi sono lasciata andare alle sensazioni. Qui invece siamo stati un po' più tecnici. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia soprattutto utile. Allenatevi, perché mano a mano andremo a fare sempre qualcosa di più complesso. Cominciamo con questo e poi svilupperemo insieme in nuove opere. Se questo video vi è piaciuto, pastellatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook, mi raccomando, e soprattutto venitemi a trovare sui miei canali, il link ve li metto qua sotto, Ombretta, dove si chiacchiera in libertà del più e del meno, ma sempre spero in maniera garbata e cortese. Vi ringrazio tutti per essere arrivati su Ombretta, siete ormai anche tanti lì, quindi grazie, e chi non c'è vi aspetto, e il link lo trovate qua sotto e ve lo leggo anche nelle schede informative, così potrete trovare l'accesso al canale diretto. E poi naturalmente vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa insieme al mio maritino Gabriele, lì stiamo preparando dei gustosissimi piatti da proporvi, adesso in prossimità della Pasqua vedrete che ci sbizzarriremo. Quindi aspetto tutti voi e naturalmente io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, e grazie a tutti per esserci sempre, ciao!